Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia il cuore e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il vostro Spirito. Carissimi, celebriamo il martedì della terza settimana quaresima. Ci vogliamo presentare al trono di Dio, consapevoli della nostra debolezza e della grandezza di Dio, del nostro peccato e della sua misericordia, proprio così come il giusto che pecca 7 volte al giorno. Ci ricordiamo il nostro bisogno di acqua viva. Il Signore ha detto che di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Riconosciamoci tutti i peccatori e perdoniamoci a vicenda. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, conforto nel pianto. Ascolta la preghiera cosciente delle nostre colpe e rivolgiamo a te. Salvaci dalle angustie presenti e donaci un sicuro rifugio nella tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: non ci abbandonare fino in fondo per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, dà gloria al tuo nome, Signore. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Dal Salmo 24. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta.
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Gloria e lode a te. Tornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo e lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non devi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Il Signore si ricorda della sua misericordia. Ecco, la nostra preghiera è un modo per stare davanti al Dio di cui vogliamo condividere la natura. Abbiamo ascoltato nella prima lettura dal libro del profeta Daniele, il capitolo 3, versetti 25, poi dal 34 al 43, come l'ebreo prega, ricorda il Signore così come è intervenuto nella storia della salvezza del passato, e così si richiede per la situazione puntuale la sua fedeltà di intervenire per salvare il popolo eletto, perché il Signore promette e mantiene, perché il Signore è fedele alla sua parola, il Signore è fedele all'alleanza. E allora anche in un momento di tristezza e anche di umiliazione, di vergogna davanti a Dio e davanti agli altri popoli, consapevoli dei propri peccati, oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. È proprio questa situazione di desolazione potrebbe trovarci così, consonanti, abbiamo gli stessi sentimenti, gli stessi pensieri. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Beh, oggi non è proprio del tutto vero, le chiese sono aperte, i preti celebrano messa, come sapete, ecco, con qualche fedele, ottimo sarebbe proprio sine populo. Ma l'offerta è presentata, ciò che ci manca è la normalità nella quale
a Dio piacendo possiamo rientrare. È il luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia, così come abbiamo ascoltato due domeniche fa, forse è proprio il Monte Alto, è quello della preghiera, del contatto con la parola, quella prima mensa che in ogni Eucaristia ci nutre. Ecco, siamo invitati a riscoprire la chiesa domestica, l'oichia, come luogo per la preghiera familiare, per la lectio, e nutrirci di questa mensa, non di solo pane, forse anche il pane eucaristico. Vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E sono proprio gli occhiali per riconoscere il dono di Dio e accoglierla, quell'Eucaristia, per quella che essa veramente è, e non, come dire, un pane da farcire a nostro modo, da leggere secondo il nostro desiderio, secondo i nostri pensieri, ma la luce di tutta la parola. Proprio come Gesù, in questa richiesta, nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 18, insegna, no? La giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei per entrare nel regno di Dio, questa pleroforia pollè, è lui che compie la prima alleanza, è lui che ne inaugura una nuova. E allora a Pietro, che gli chiede fino a quando, che era già più del dovuto, e il Signore gli dice di fatto, in un ebraismo, sempre, e fa questo racconto, no? Una parabola. A qualcuno è stato perdonato un peccato di milioni e milioni di euro, e questo stesso perdonato poi chiede i 2 euro mettendo le mani alla gola del suo amico, come a dire: siamo stati tutti perdonati del peccato originale, le nostre mani sono sporche del sangue di Cristo, noi l'abbiamo crocifisso, noi l'abbiamo flagellato, noi abbiamo infitto nel suo capo la corona di spine, il Signore ci ha perdonato. E noi siamo chiamati a perdonare coloro che compiono contro di noi dei peccati veri, mortali o veniali, gravi o lievi, del perdono che abbiamo ricevuto. È proprio questo perdono cordiale, questa misericordia che viene dal cuore, ecco, da un cuore che non solamente fa memoria della propria piccolezza, che non soltanto si ricorda di essere peccatore, che non soltanto, ecco, non vuole allontanare da sé una punizione divina, ma che ha ricevuto, oltre alla cancellazione del peccato originale nel giorno del battesimo, così come dice San Paolo nel capitolo 5, versetto 5 della lettera ai Romani, ecco, l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori in quel giorno. L'amore di Dio ci spinge ad amare il fratello. L'amore di Dio ci dice: ma se sono stato perdonato, come potrò non perdonare nello stesso perdono, ecco, con il quale sono stato, il bel Papa, misericordiato. E allora doniamo gratuitamente a tutti coloro che incontriamo l'eccedenza dell'amore di Dio. Amiamo in maniera incondizionata e non pretendiamo, no? Così come il servo di quello del debito grande, no? Pretendeva di restituire al padrone. Non possiamo colmare, ecco, quel debito che abbiamo con le nostre buone azioni, con le preghiere, con le pratiche religiose. Ma questo vuoto può essere colmato solo accogliendo la stessa misericordia di Dio. È il primato della grazia, è lui che ci dona questa occasione anche in questo tempo così brutto, terribile. Speriamo che passi presto. Ho scelto il formulario proprio per qualsiasi necessità e preghiamo perché il Signore ci liberi innanzitutto dal coronavirus e abbia in gloria quanti sono, ecco, già morti per questa devastazione, per questa pandemia. Preghiamo per tutti i medici e gli infermieri innanzitutto, che sono davvero in trincea, ecco, ma davvero consapevoli che il Signore ci chiama a conversione in questa quaresima di quarantena, e il Signore ci promette la salvezza sempre, ogni liturgia, anche in quaresima, un taglio avventizio. Ecco, il Signore non solo tornerà nell'ultimo giorno, ma ci viene incontro nelle occasioni anche più strane. Ciò che potrebbe sembrarci occasione di morte, nella fede può riscoprirsi, possiamo riscoprirla come occasione di conversione, di grazia, di misericordia, di pace, ecco, di riscoperta dell'essenziale della Chiesa. Togliamo ciò che è superfluo in questo tempo, riscopriamo l'essenziale, riscopriamo la parola di Dio, accogliamola come un dono per gustare il suo perdono. Sia lodato Gesù Cristo. Innalziamo al Padre tutte le nostre necessità e diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, per il nostro Santo Padre.
Francesco, per il nostro Vescovo Matteo, per tutti i nostri fedeli, chiediamo. Ascoltaci, Signore. Chiediamo per le autorità governative, per tutti i nostri politici, perché siano al servizio dell'uomo, di tutto l'uomo, di ogni uomo, per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Quanti sono in una situazione di prostrazione, magari di depressione, o di ansia, di paura, perché il Signore si faccia prossimo mediante missionari della misericordia, con un orario spirituale, con una visita, ma neanche solo attraverso una telefonata. Comunque, salutarsi dalle finestre può essere davvero un annuncio di pace, di salvezza. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Quanti si affidano le nostre preghiere, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Che il Signore ci liberi dal coronavirus, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tutti i nostri cari defunti, in particolare l'intenzione di questa Eucaristia, il suffragio di Paolo, Giuseppe, Walter, Marina e Maria, che ancora essendo la concentrazione, una delle tue intenzioni sarà applicata con il recupero di quelle della domenica, perché non abbiamo celebrato in tutte le messe che normalmente celebriamo. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti. Ascoltaci, Signore. Preghiamo. Accogli, o Padre, le nostre preghiere e presentiamo per Cristo. Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Pregate, fratelli e sorelle, che portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito, Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle persone questo sacrificio, lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, le nostre offerte e preghiere, perché i tuoi fedeli che gemono sotto il peso del peccato sperimentino la grazia del perdono. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero, ma del tempo in eterno tu sei, il tuo regno di luce infinita, tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo, nel fondere il tuo amore su tutte le creature, e darle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con noi anche noi, fatti voce di ogni creatura, esultanti, cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza, hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. La tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te il suo creatore esercitasse.
quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la conoscenza, tu non l'hai abbandonato il potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto in mondo, che coloro che ti cercano possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto un uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione si consegnò volontariamente alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. Perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo prima di noi credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, manda il tuo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, e la celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in sé. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetevi e mangiatevi tutti. Questo è il mio corpo offerto al sacrificio di Dio. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Di questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione, ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito, la salvezza del mondo. Guarda con amore, Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli che sacrificio del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Matteo, del Collegio Episcopale, di tutto il clero, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, dei presenti, del tuo popolo, di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero, ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Patrizio e tutti i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove, con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria, in Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, andiamo insieme. Il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
c'è cura e tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Liberaci dal coronavirus. Concedi la pace ai nostri giorni con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detti i tuoi apostoli, vi lascio la pace. Do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con noi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona loro la pace. Beati gli invitati al cielo, Signore, agnello di Dio, non ritorni il peccato del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto tua parola io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, che ci hai confortato con la dolcezza del pane della vita, liberaci dai mali che ci affliggono a causa dei nostri peccati, e ridonaci la prosperità e la pace per i meriti della passione del tuo Figlio, e di vivere nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi e con il vostro. Vi benedica Dio onnipotente e buono, che Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la bella testimonianza della vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.